porta la firma di un nuovo cartello terrorista l'attentato che domenica ha fatto 5 morti in un resort frequentato dagli occidentali nella capitale maliana Bamako. A rivendicarlo è stata in rete Nusrat al-Islam wal-Muslimen, un'alleanza tra gruppi jihadisti nata all'inizio dell'anno e guidata da un noto capo Tuareg. Le autorità maliane, che nel primo momento avevano bollato l'attacco come una rapina, riconoscono ormai che modalità e organizzazione degli assalitori non lasciano dubbi sulla matrice terrorista. 5 di loro sono stati arrestati e altri 4 sono rimasti uccisi nello scontro a fuoco con le forze speciali maliane e francesi, che sono riuscite a trarre in salvo una 60 di persone, inclusi diversi bambini. Gli assalitori avevano fatto irruzione nella struttura aprendo il fuoco sui presenti. Il responsabile della politica europea dell'Unione, Federica Mogherini, ha fatto sapere che 2 delle 5 vittime lavoravano per la missione dell'Unione Europea in Mali.